Taylor, buongiorno. Ripley, sappi che non ci vedo proprio niente di buono in questa giornata. Certo. Taylor è sveglia? Non è abituata ai lunghi viaggi. L'ipersonno potrebbe averla turbata. Non l'ho vista. Vado a vedere. Ah. Hai visto Samuels? Sarà sveglio da ore, immagino. Pare che ci siamo. Spero abbiate fatto un buon viaggio. La Torrens è in ottimo stato per essere di classe M, capitano. Era un relitto quando l'ho comprata. Ci sono voluti anni e molto lavoro per sistemarla, ma ora ci sta ripagando bene. Ho sentito che ci stiamo avvicinando alla stazione Sevastopol. Stiamo attraccando? So che il tuo contatto è l'ufficiale Waits, giusto? Contatterò Sevastopol e organizzerò l'attracco con lui. Bene, diamoci da fare. Non preoccuparti, Taylor. È routine. Andiamo e torniamo. Connor, come andiamo? ISMG caricato e calibrato. Vettore di avvicinamento individuato. Prepara le comunicazioni, mi presento. Canale aperto, capitano. Avete i vostri documenti con le istruzioni? Osservate l'avvicinamento sui monitor. Mi servirà.
Questo dannato posto cade a pezzi. Più avanti deve esserci l'uscita. Credo che serva più a me che a te. Andiamo, tesoro. La Sixon Communications è nella Crazy Stack. Non è vicinissima, ma con una navetta possiamo raggiungerla attraverso l'area di carico. Ma stai attenta, in quel posto ci sono spesso noi, ok? Eri tu che mi seguivi, allora. Dovevo tenermi a distanza. Qui non si può rischiare. Resta vicina a me. Cosa? Ehi, non muoverti! Oh, ok, ok. Non vogliamo problemi. Chi siete voi? Io Babbo Natale e lei un elfo. Sono solo un paio di stronzi. Non c'è tempo da perdere. Andiamo. Aspetta, chiamo l'ascensore. Dì. Senti, ho fatto una cosa. Già l'abbiamo. Mi dispiace. Buona. Che cosa voleva dire? Perché sei stato così aggressivo? Sono tutti terrorizzati. Ognuno pensa... Lasciami fare. Questo posto è vecchio. Serve un tocco speciale. Cerca di non fare rumore. Potrebbe esserci gente qui. Sarebbe carino se tu mi dicessi che diavolo sta succedendo. Adesso! Senti, tesoro. Quando saliamo sulla tua nave, ci rilassiamo e chiacchieriamo quanto ti pare davanti a un caffè. Già, sulla mia nave. Devo sapere che sta succedendo. E subito, cazzo! Bene, come ho detto, c'è un assassino. Un assassino? Che vorrebbe dire? Non l'ho visto, vai qui. Ci sta eliminando uno per volta. Che stai dicendo? Uno psicopatico? Una persona? No, qualcos'altro. Un mostro. Dobbiamo muoverci. Di qua, sta giù! Ma che stronzate! Dovremmo cercare una via d'uscita. Sei fuori di testa. Non ci sono vie d'uscita. E almeno qui saremo al sicuro. Per quanto tempo? E se vengono a cercarci? Gli piantiamo una pallottola in testa. E ora smettila, mi stai innervosendo. Dobbiamo dormire un po'. Non ce la faccio più. Problemi. La stazione sembra un cimitero, girare. Seguimi. Amici tuoi?
Mi sono già scontrato con questi tipi. Non gli piacciono gli estranei. Nemmeno quelli gentili come me. Ma dai. Non lo dico così per dire, cara. Se vuoi andarli a salutare, peggio per te. Quelle non sono armi giocattolo. Qualcuno dovrà pur fare qualcosa. Lo stanno facendo. Si chiama sopravvivenza. E ora tutti sono contro tutti. La paura ti rende pazzo. L'ho notato. E tu vivi qui? Che ci posso fare? Il mio maggiordomo è in ferie. Prendi quello che ti serve. Non sappiamo quando ci ricapiterà. Mi sono rifugiato qui per una settimana, aspettando una nave, aspettando te, immagino. Questo posto resta al buio molto spesso. Porta quella torcia con te. Cerca di non restare senza batterie. Stai attenta a come la usi, però. Non dobbiamo farci vedere. Andiamo. Da questa parte. E ora? Controllo il condotto. Dovrebbe essercene un altro qui intorno. L'ho segnato per non dimenticarmene. Axel, è questo? Aspettami, arrivo. Lo sapevo che era qui intorno. Visto? Ci penso io. Bel lavoro, Ripley. Da questa parte. Oh, è bloccato! Quegli stronzi ci hanno isolati! Seguimi. Ho capito. Dobbiamo attivare le due centraline contemporaneamente per aprirlo. Io mi occupo di questa. Tu vai a quella dall'altro lato. Ok. Pronta? Al mio tre. Uno, due, tre! Axel, dietro di te! Cosa? Fanculo! Venite qui, ho trovato il nostro ladruncolo del cazzo. Cazzo! Andiamo, gli altri stanno arrivando. Dobbiamo andare, ora! Ehi, bastardi! Muoviti! Sparategli! Cazzo, è morto. L'hanno ucciso. Thank you.
sintonizzatore per l'accesso. Voleva forzare il sistema di sicurezza dell'ascensore. I circuiti sono distrutti, no problem. Devo solo trovare una nuova cellula dati. Vuoi veramente rischiartela così? Ok. Troviamola e facciamola fuori. Di qua! Era il piano di sotto! Credo sia andata di sotto, forza! No, non ci vengo laggiù. Scatola nera. Cosa? Cosa? No! Merda! Ok. Ok. Resta concentrata. Si sieda, prego. Qualcuno la riceverà a breve. Posso aiutarla? Devo raggiungere l'area comunicazione, è urgente. È un rilevatore. È stato modificato. Si è persa? No, va tutto bene.
Lasciami passare. Sono io, Duke. Non mi riconosci? Ascoltami. Dobbiamo ristabilire le comunicazioni a lungo raggio. Lei è isterico. Stai indietro, ti avviso. Risolviamo in modo anticipato. Andiamo. Thank you.
Taylor è qui. Stazione al servizio del centro medico San Cristobal e della Sixon Synthetic. Ripley. È Ripley? Lascia perdere il portello. Gli ufficiali hanno sigillato tutto. Usa il comodo. Chiudo il condotto dietro di te. Per sicurezza. Trovare un medico. Sono un medico. Una mia amica ha bisogno di aiuto, di attrezzature sanitarie. Anche io. Non è rimasto niente su questo piano. Ma c'è ancora molto di sotto nell'ambulatorio dell'ospedale. Come ci arriviamo? Sì. Ti sembra che io possa esserne in grado? Mi serve il tuo aiuto e a te serve il mio. Trova il codice d'accesso per l'ascensore di servizio e scenderò con te all'ospedale, ok? Codice d'accesso? Sì. Posso dirigerti da qui. Morley o Lingard potrebbero aver avuto il codice nuovo. Dovresti provare all'ufficio di Morley. Forza. Lavoro di squadra, eh? Andrà a battere. L'area in cui ti trovi era riservata ai pazienti più instabili. Bene, lungo quel corridoio. Ci sei, questo è l'ufficio di Morley. Il codice d'accesso dovrebbe essere lì intorno. Hai trovato il codice di accesso? Allora, ci servirà anche la tessera d'accesso. Morley la portava sempre così. Trova. Rilassati. Sto cercando di scoprire cos'è. Tu concentrati sulla tessera d'accesso. Pullman, sapevi che quella cosa era lì? Non dire così, pensavo potesse essere lì, è diverso. Ora dammi il codice. 1702, ok? Ora scendiamo all'ambulatorio. Ecco, raccolgo le mie cose e poi potremo andare. Thank you.
Samuels, c'è una certa Linga, ufficiale medico superiore. Devo scoprire dove tengo un conto nel suo ufficio. Buona fortuna, Ripley. Sbrigati se puoi. Thank you.
dentro la... Va via da qui. Sta lontano da qui e saremo d'accordo. Ci serve una navetta per andare al QG, ma è fuori uso. La sala controllo navetta è di sopra. Samuels dice che sei un ingegnere. Vai a renderti. Saliteci. Ho avuto dei problemi e ci metterò un po' a tornare. Ti aspettiamo. Taylor non può. Salirò sulla prossima. Come vuoi.
Ripley, siamo nel dipartimento dell'ufficiale. Alla fine delle scale vai a destra, non puoi sbagliarsi. Niente comitato di benvenuto? Vieni qui e basta, passo e chiudo. Stiamo calmi. Siamo al sicuro ora. Waits ha un piano. Ci hai pensato un tu? Piano? Hai fatto Davvero? Funzionare I le navette? I piani del cazzo Bella non lavoro. Hanno funzionato molto finora. Come sta, Taylor? Stabile. Tornerà in forze molto presto. Samuels è con lei ora. Ok. Sei riuscita a far funzionare la navetta, quindi siamo pari. Dov'è Riccardo? Prepara la prossima mossa. Senti, ho da fare. Ho Marlowe in cella, il farabutto che era in possesso della tua scatola nera. Dov'è la nave di Marlowe? La Nesidora? È in un'orbita di parcheggio intorno al gigante gassoso. Quel figlio di puttana non vuole darci i codici di comando per avvicinarla qui automaticamente. Magari puoi provare tu a convincere quel bastardo inutile. Va a parlare con lui. Marlowe? Chi mi cerca? Mi chiamo Ripley, sono con la compagnia. E sei qui per quella scatola vuota? Siete proprio astuti, devo dirlo. Sono qui per motivi personali. Mia madre era sul Nostromo quando è sparito 15 anni fa. Davvero? Cazzo. Beh. Cazzo. Non abbiamo trovato la sua nave, Ripley. Solo la scatola nera. Ma sono certa che abbiate trovato dell'altro. Che è successo là fuori? Devo andarmene da qui, Ripley. Magari possiamo accordarci. Intanto parla. Voglio sapere tutto. Controllo trasmissione, mi ricevi, Luis? Non molto chiaro, Marlo, ma va bene. Facciamo piano. Voglio arrivarci in tutta intera. Ho qualcosa di intero, Foster. Ho qui quello che fa per te. Mi servirà un microscopio per provarlo, Einstein. Ok, piantatela. Concentratevi sul motivo per cui siamo qui. Non voglio errori. Eccoti qui. Foster, Mix, tenete gli occhi aperti. Un'occhiata qui intorno, magari c'è un punto debole. Aspettate qui, mi serve una mano. Heist, qui, aiutami a salire. Ho trovato un passaggio, lo controllo. Se non dovessi tornare, allora aspetterete di più. Marlo, tutto bene? Sì, sto bene. Ci è mancato poco. Non riuscirò a percorrere lo stesso tragitto per tornare indietro. Thank you.
trovato qualcosa. Ho trovato una fessura nella roccia. State pronti, la farò esplodere. Andiamo. Seguitemi. Heist, qui, aiutami a salire. Cosa di grosso. Attenti a quello che toccate, non voglio niente di danneggiato. Incredibile. Da quanto tempo credete sia qui? Che cos'è? Una cabina? Se è così, questa è una nave. Abbiamo trovato il nostro carico utile. Ehi, silenzio! Che c'è? Rischiamo di svegliarlo? Ehi, scusa, amico. Basta, stiamo perdendo tempo. Diamo un'occhiata. È una forma di vita. Era una forma di vita, ora è di nostra proprietà. Diritti di recupero. Dobbiamo rivendicarne la proprietà prima di qualcun altro. La Nesidora non è pronta per una cosa così grossa. E allora prendiamo quello che possiamo e torniamo indietro. Date un'occhiata, vediamo che altro c'è. Marlon, abbiamo trovato qualcosa. Tracce. Tracce? Sembra che abbiano trascinato qualcosa. Ma c'è dell'altro. E non ti piacerà. Che cos'è? Le tracce portano qui. Lo stesso nome che è sulla scatola nera. Nostromo? Qualcuno è già stato qui. Forse hanno abbandonato la nave e sono atterrati qui. Lo vedo. Cazzo. Se sono arrivati qui prima di noi, perché questo posto non è stato registrato? Beh, se sono ancora vivi, diritti di recupero, addio. Scopriamolo. Troverò il segnale e lo spegnerò. Non voglio che qualcun altro trovi questo posto. Foster, Heist, controllate la caverna qui sotto. Secondo me.
Mix, ho trovato il segnale, lo controllo. Non so cosa sia successo, credo che il segnale si sia interrotto. Marlon, vieni a vedere. È incredibile. Sto arrivando. Dimmi di più. Dov'è la tua nave? Se riusciamo a riattivare le comunicazioni, quali sono i codici per portarla qui in automatico? Se vuoi sapere il resto, fammi uscire da qui. Non succederà, Marlo. È così? Allora sai dove trovarmi. Witch, il mio display nella torre system si è illuminato come un albero di Natale. Andiamo col piano B. Qualunque cosa sia, ci sono anch'io. Ok, da questa parte c'è qualcosa che potrà servirti. Speriamo che funzioni. È un animale. Gli animali hanno paura del fuoco. Spero sia così. Ho un piano per intrappolarlo. Prendi una navetta e raggiungi Riccardo nella torre Sistek. Vi coordinerò da qui. Samuels alla sala preparazione androidi. Appena quella cosa sarà morta, farò in modo di farlo accedere ad Apollo e disattivare l'isolamento. E Samuels è d'accordo? Ha detto che voleva aiutarci e io non so da che parte cominciare. E poi è un sintetico, è più facile per lui entrare lì. Infatti. Senti, Ripley, siamo gli unici in grado di salvare Sevastopol dal disastro imminente. Il disastro imminente è già successo, Waits. Ora possiamo solo ammazzare quel mostro. Thank you.
servizio della Sixth Communication. Sono nella torre Sistek. Ripley, occhi aperti. Sto rilevando molti sistemi danneggiati in quell'area. Andava fatto, immagino, ma... È stata una vostra idea, non mia. Sentito? Andiamo. Waits, quella bestia, come facciamo a chiuderla dentro? La torre è in grado di processare composti di alto valore estratti dal gigante gassoso. I sistemi di prevenzione contro la pirateria sono ancora in funzione. La torre può essere sigillata, condotti, portelli, tutto. Quindi costruirai una gabbia intorno alla bestia e Riccardo la chiuderà dentro. L'entrata è più avanti. Usa il terminale della reception per aprire il portello. Riccardo sta finalizzando l'isolamento. Devi chiudere i portelli di sicurezza intorno alla tromba delle scale. Poi il deposito scorte, l'accesso per la manutenzione e la reception del server centrale. Fai rapporto man mano. Accesso manutenzione chiusa. Affermativo, ripeto. Deposito scorte chiuso. Ok. Sono arrivata, Waits. Ok, devi attivare tutta la struttura. C'è un montacarichi su cui salire, ma è fuori uso. La Simpson ha tagliato i fondi alla Gemini. La Simpson ha provato a venderla per anni insieme a Sevastopol. Non ha avvocato nessuno, ma vuol dire che la sicurezza è ancora attiva. Ok, basta parlare, Waits. Ugh.
Waits, ce l'ho fatta. Ti segue ancora? Penso di sì. Ho un piano, va al laboratorio. Waits, ci sono. Il laboratorio si può separare dalla stazione principale. Riattiva la corrente e i sistemi si ricollegheranno. Sì, usandomi come esca, sacrificandomi. E ha funzionato, Ripley, ha proprio funzionato. Ci sono riuscito. L'ho espulsa sul gigante gassoso. La stazione è salva.
Ce l'hai fatta? Non grazie a Wade. È uno stronzo figlio di puttana, lo è sempre stato. E testardo anche. Se mi avessi ascoltato, le cose non sarebbero precipitate così. Ma è finita ora. Mi dispiace per prima, ho fatto un casino con l'isolamento. Lascia. Sono strani da quando sono arrivata qui. No, stavolta è diverso. Hanno lasciato le proprie postazioni. Ne ho appena visti alcuni in un'area pubblica. Non è normale. Ottimo. Fa attenzione. Sciolta, stanno attaccando a vista. Non capisco che sta succedendo. Non stanno solo reagendo alle intrusioni. È come se stessero cacciando. Chi? Tutti e nessuno. Che vuoi dire? Occhi aperti. Wait, ci sono delle porte di sicurezza lungo la strada. Puoi aprire. Wait. Bastardi, bastardi assassini, lasciateli in pace, state giù! Bastardi! Wait. Strano. Che cos'era? Ripley, sono tutti morti. Gli androidi li hanno massacrati. Perché? Ma che... Non lo so, ma credo che Samuels lo sappia. Samuels? Perché? Waits l'ha mandato da Apollo. Devo trovarlo. Hai visto Taylor o Marlo? No, no. Non sono qui. Ok. Riccardo. Riccardo, se vado a cercare Samuels, puoi restare qui. Mi servono occhi e orecchie. Non ci resto qui, cazzo! Riccardo, ho bisogno che tu lo faccia. Puoi presidiare la stazione e coprirmi. Riccardo! Sì, certo. Sicuro. Resta qui. Chiudi i portelli e non far entrare nessuno. Guidami. Tornerò a prenderti. Vabbè, richiedere la mia attenzione. Chi è là? Venga con me, per favore. Cosa che non posso toccarmi.
Synthetics. Ripley, non so se ce la faccio. Riccardo, devi concentrarti. Sei tu al comando ora. Al comando? Al comando di cosa? Di una stanza piena di morti, è un casino. Concentrati, Riccardo. Se Samuels riuscirà a comunicare con... Ripley, è scattato l'allarme di sicurezza nei laboratori vicini. Gli ascensori sono fuori uso. Sembra che i sintetici della Sixon non apprezzino molto che un modello Wayland Yutani se ne vada in giro. Come faccio a salire? Dovrai arrampicarti, c'è un condotto di servizio che attraversa la tromba dell'ascensore lì da qualche parte. Sembra il posto in cui si intendice parlare. Il portello è saltato in aria, non posso avvicinarmi. Devo accedere alla porta. Attiva subito la navetta per la torre. Navetta per volo riservata ai dirigenti e ai sintetici della Sixon. Bene, stabilirò una comunicazione diretta con Apollo. Livello di rischio di biocontenimento Omega. Tutti i permessi annullati. Non ho tempo per questo. Yeah!
c'era sto collo più sicuro. Ripley, che piacere vederti viva. Il sistema di protezione di Apollo è pensato in modo che solo i sintetici della Sixon possano interagire. Ascoltami, userò la sala riformattazione. È l'unica opzione. Ho dovuto deviare la corrente dell'area per poterci provare. Samuels, è troppo pericoloso. Sì, davvero troppo. Dimmi in bocca al lupo. Samuels, non farlo! Attenzione, avvio della connessione con Apollo. Apollo, l'infezione è stata espulsa. La creatura non è più a bordo. La stazione è al sicuro. Richiedo che le operazioni di contenimento dei rischi vengano sospese. Allarme, connessione non autorizzata. Ripley, Apollo mi sta respingendo. Potremmo essere in pericolo. Samuel! Sì, al sopra. Apollo, non mi fa interfacciare. Oh no! Comanda! Devi disconnettere manualmente i sistemi! Per favore! Cristo, Samuel, ci provo! Aspetta! Devi seguire la giusta sequenza o il risultato sarà fatale per me! Sto accedendo ai diagrammi della Sixon! Togli prima il cavo rosso! Ok! Prima il rosso! Lato umano, evacuare! Questa non è un'esercitazione. 25% della capacità... Rosso fatto! Ora cerca il cavo blu! Lo vedi? Non riesco ad accedere ai diagrammi. Apollo sta rendendo le cose difficili. Dimmi che devo trovare. Altri due, Ripley. Cerca un pannello aperto sul pavimento. Dovrebbe esserci un androide disattivato vicino. 2 minuti. Trovato, Samuel. E ora? Ora l'ultimo, Ripley. Samuels è morto. Cazzo. Ha aperto la navetta di Apollo per me. Vado subito lì e farò disattivare l'isolamento ad Apollo. Ripley, ho appena trovato qualcosa. È il nastro di un interrogatorio. Devi ascoltarlo. Fammi sentire. Sei Mark, giusto? Sì. Sono Taylor, dirigente di settore Wayland Utah. Tanti pezzi grossi ora, eh? Niente ragazzine con sindrome da abbandono? Lascia stare, Ripley. Vuole solo scoprire la verità. Io voglio curare gli interessi della Wayland Utah. E io voglio uscire da questa cella merdosa. Magari possiamo accordarci. Magari. Questa conversazione è registrata, lo sai? Ho visto, la spia rossa è accesa. Voglio dei dati. La posizione del planetoide in cui avete trovato il treno. Tutti i dati che possiedi riguardo l'origine di quell'organismo. Posso darteli. Oltre a un modo per uscire da qui, devi solo liberarmi. Potrei accettare queste condizioni. Che cazzo? Taylor, fammi uscire da qui subito! Fammi uscire! Ho sentito. Thank you.
sei sul piano sopra il centro Apollo. Quest'area contiene tutti i sistemi di supporto di Apollo e il centro IA stesso. Apollo ha impedito a Samuels di disattivare l'isolamento a distanza, ma una volta dentro dovrebbe parlarti almeno. Vedi se c'è un portello secondario. Ok, vediamo. C'è un condotto elettrico collegato al centro Apollo. Posso usarlo? Pensi di passarci? Togli la corrente, fai dei respiri profondi, ti comprimi. Facile. Non verrò lassù a tirarti fuori se rimani incastrata. Infiltrarsi in un condotto attivo farà male, però, no? Dovrò togliere la corrente prima. Riccardo, il condotto è disattivato per me. Sono riuscito a vedere i diagrammi di Apollo. Credo che tu possa usare il condotto della turbina per entrare. C'è un interruttore di emergenza per spegnerla lì vicino, ma non dura molto. Dovrai entrare velocemente. Sarà davvero dura. Buona fortuna, Ripley. Man mano che vai in profondità, il tuo segnale radio diventa più debole. Ti perderò presto. Ottimo. Tieni le dita incrociate per me, Ci saranno un sacco di androidi Z laggiù, Ripley. È pericoloso. Samuels si è sacrificato per farmi arrivare qui. Devo provarci. Era un tipo in gamba per essere un sintetico. Già. Novità,
Apollo sta seguendo i protocolli della Weyland Yutani. Cosa? La Sixon ha venduto tutto. Riccardo, Apollo si rifiuta di cedere. Dice che qualcosa non va con il reattore. Sei della compagnia. Digli che non te ne frega un cazzo di fare come dici. Mi dispiace, Riccardo, ma sono un pesce piccolo. Io, Samuel, Stale, lo siamo tutti. Se scoprissimo qualcosa, Apollo non sarebbe così disposto a farci uccidere. Questo potrebbe fare seri danni. Sei mai stato al reattore? Mai visto. Ho fatto una parte dell'addestramento in uno di quelli, una vita fa. Dei sistemi di controllo centrale, tutto normale. Dovrò esplorare il livello inferiore. Ci dovrebbe essere un ascensore da qualche parte. Ah!
Riccardo, sono tutti qui. Chi? Persone. Tutte. Sono tutte uomini, specie di me. Ci sono delle uova, sono un allevamento. Merda. Vai fuori di lì. Subito. Devo ripristinare la corrente della piattaforma dai condotti qua giù. Chiudo le comunicazioni, Riccardo. Riccardo, posso distruggere il nido? Ripley, hai già rischiato abbastanza oggi. Posso attivare tutti i nuclei, poi li sovraccarico e avvio lo svuotamento del reattore. Distruggerà qualsiasi cosa sia qua su. Non sto cercando di dissuaderti, Ripley, ma mi piacerebbe che non morissi. Ecco quello che succede. Ci sono dei circuiti di sovrafflusso d'emergenza che portano un'energia in eccesso di condensatore serio su ogni torre. Se li separo e scarico il sistema, lo svuotamento avverrà all'esterno e il nido si troverà in pericolo. Non ho capito niente di quello che hai detto. Trova solo qualcosa qui a trattare.
Riccardo, sto per distruggere. Ce ne sono ancora alla stazione. Merda. Mi dispiace, Riccardo. Torno al dipartimento dell'ufficiale, Ripley. Ti prego. Aspetta, Ripley, sta succedendo qualcosa di strano. Tu credi? Devi andare al centro medico. Ora, lo svuotamento del reattore sta ripristinando i sistemi di Sevastopol. Luci, navette, forse anche comunicazioni. Credo sia la nostra grande occasione. Vai, subito! Non abbiamo molto tempo. Io scendo nell'area comunicazioni. Riccardo, sono al centro medico. Sei arrivato all'area comunicazioni. Ci sono, ma è tardi. Apollo si è ristabilito dopo lo svuotamento del reattore e ha bloccato le comunicazioni esterne. Dannazione. Perché mi hai mandato qui? Piano B, Ripley. Prima di andarmene, il sistema ha rilevato una nave in avvicinamento a Sevastopol. Credo sia la Nisidora. Marlowe è riuscito a inviare i codici per il richiamo automatico quando le comunicazioni erano aperte. Dobbiamo raggiungerla. Sta attraccando. No, ma sta stazionando qui vicino. Vai alla zona delle ambulanze. Riesci a tol solo per le distanze corte, ma andranno bene. Ok. Marlowe ha già preso uno degli shuttle. E tu?
Riccardo, mi senti? Molto poco. Ripley, ti stai allontanando troppo. Il collegamento non reggerà per molto. Riccardo, mi senti? Ho riattivato i circuiti di base della Nesidora. I portelli dovrebbero aprirsi e speriamo torni la luce. Ancora nessuna traccia di Marlo. Ehi, Ripley. Benvenuta sulla Nesidora. Marlo! Dove sei, Marlo? Il reattore diventerà una bomba atomica. Distruggerai la nave e la stazione. Annienterà ogni traccia di quella creatura. Ripley, è l'unico modo. Non posso lasciarla viva. E non la consegnerò alla compagnia, per poi ricominciare tutto da capo. Ascoltatemi! Perché fate così? Fermo! Fermo, Marlo! Marlo, per favore! Sai quello che ha fatto tua madre? Aveva capito. Se fosse stata qui mi avrebbe aiutato. E secondo te avrebbe permesso alla compagnia di rintracciare quella bestia? Nessuno deve sapere. Ci sono delle persone ancora vive sulla stazione. Marlo! Foster non è viva. Era mia moglie. La amavo. E l'ho uccisa. Oddio. Troppo tardi. È già iniziato. Taylor, devo fermare il sovraccarico. Devi aiutarmi. Vai a quella console. Attenzione, sovraccarico del reattore di fusione in corso. Apri i sistemi di fusione, così posso lavorarci. Cosa? Devo mandare energia al generatore di riserva. Cerca le lettere A, U, X. Trovato. Ok, stai andando bene, Taylor.
sposta il terminale di manutenzione da auto a manuale, lo vedi? È lì, Taylor, fidati di me. Tutto qui. C'è un osservatorio vicino ai telescopi, vero? Sì. Dovresti trovare le coordinate della torre, così apro io la porta per te. Stabilizzatori orbitali al 40% in calo. Thank you.
Grazie a Dio. Riccardo, l'ho trovata. Ora devi allineare manualmente le parabole con la posizione della Torres. Fatto. Esco fuori. Thank you.
C'è un organismo alieno qui! È letale! Serve un'estrazione urgente! Un cosa? Non c'è tempo per spiegare, ti prego, Verlaine! Non possiamo attraccare, Ripley! La stazione si sta liberando dagli ormeggi gravitazionali! C'è una piattaforma di traino sotto il terminal, ma il cordone ombelicale della Torrance non è studiato per questo! Estendi i ganci della piattaforma dal lato della stazione! Mettiti in posizione! Riccardo, mi ricevi? Sostituire la tuta spaziale prima di andare. Riccardo, rispondi!
Per la sequenza automatica di aggancio del cordone. Non ci saranno comunicazioni finché non ci saremo collocati all'altezza dell'orbita decadente della stazione. Aspettiamo che tu stenda i ganci della piattaforma. Non so come mi hai convinto a fare tutto.
da Jan Verlaine della Torrex. Cerco di attraccare sulla piattaforma di Trident collocata. Thank you.
Come sono riuscire viva da qui? Sei ancora
ponte!